Ma lo finisci? Me gusta, come si dice nelle Marche. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Autopilot, destinazione Pisa e si va. In realtà non siamo proprio a Pisa, ma siamo in provincia di Pisa, siamo a Casanova di Terricciola, che abbiamo visto essere anche città del vino, questo è molto interessante. Abbiamo messo i nostri abiti eleganti perché stiamo per andare al nuovo ristorante dello chef Cannavacciuolo, l'Acqua Vineyard. Come potete vedere, si capisce il motivo. Perché ovviamente vineyard significa vigneto. E quindi, hai cercato su Google, vero? Ovviamente che sì. E quindi, visto che siamo immersi nelle vigne, ci aspettiamo anche dell'ottimo vino, oltre che dell'ottimo cibo. E oggi abbiamo questo nuovo impegno, come detto, dopo tanti street food, Napoli, Roma, Lecce, di nuovo dallo chef Cannavacciuolo. È il primo ristorante in Toscana dello chef, noi siamo qui vicino, perché non approfittarne? Quindi andiamo. Prima di scegliere e di iniziare la nostra degustazione, iniziamo con un buonissimo aperitivo. Cin. Siamo stati fatti accomodare su questo tavolo, molto bello, che tra l'altro dovrebbe anche diventare una sorta di privé perché ha tutte le tendine intorno che si chiudono, così. Ora è di sciogliere, però. I menu sono due, ovviamente, alla carta e il menu degustazione. Noi penso che andremo come al solito con il menu degustazione. Abbiamo origini, che è di mare, e sorella terra. Penso che questa volta ci butteremo non su un menu più corposo, ma su origini. Anche per riprendere un po' quello che avevamo fatto nell'altro acqua di Cannavacciuolo, quindi l'acqua countryside. Pappa al pomodoro con l'aggiunta di un po' di olio e di basilico per insaporire e accentuare i suoi sapori, accompagnata da cracker rotondi di farinata croccante, wafer di nocciole ripieni di fegatini di pollo e gelé al passito, tacos di patate e carbone vegetale ripieni di baccalà mantecato con il porro. Iniziamo con l'aperitivo, vado a memoria, ce la posso fare. Abbiamo la pappa al pomodoro accompagnata dai cracker di farinata o cecina. Poi abbiamo i wafer con dentro i fegatini di pollo. Poi i tacos con dentro il baccalà, i tacos non mi ricordo cosa. E la finocchiona 2.0, quindi è una finocchiona rivisitata fatta con il polpo. Mi sono ricordata quasi tutto, vediamo poi se assaggiando mi ricordo gli altri sapori. Ora iniziamo con la pappa al pomodoro da accompagnare con questa finta chips per bella croccantezza. Buono, molto molto buona. Iniziamo subito. Buonissimo. Molto molto bene. Vai col wafferino? Sì, molto forte. Vado anche io con il wafferino, con i fegatini. Effettivamente il sapore è molto molto forte, come ha anticipato Elisa, però davvero eccezionale. Sinceramente è quello che mi aspetto dai sapori toscani. Andiamo con il tacos di baccalà mantecato. Diciamo che questo tacos è bellissimo. Buono, molto buono. Questo è davvero una meraviglia, un'opera d'arte. Molto buono, c'è subito la nota forte del lime, delicato, a differenza del wafer, però forse preferisco il wafer, ovviamente pappa al pomodoro primo posto. E ora l'ultimo pezzo dell'entrée con il polpo sopra, and the winner is vero? Il polpo. Abbiamo scelto il menù origini, e però Nicola ha chiesto di modificare un dolce, perché non so se avete visto lo street food da Napoli, Nicola non amava il babà, adesso è diventato un fan sfegatato del babà e quindi ha richiesto il babà. Foglie di vite marinate e cotte in una tempura di riso, con sopra una crema di uvette e una sarda affumicata,
panna lievito madre e olio spalmabile. È arrivato il pane con il piatto di benvenuto da parte dello chef, sì. Ma in realtà insieme al pane c'è anche l'olio, un olio però molto particolare. Infatti mentre parlava mi chiedevo, ma sta parlando di olio o di burro? Perché vedevo il colore dell'olio, la consistenza del burro. È un olio spalmabile, di un'azienda ligure, un olio molto particolare. Prima di tutto c'è il benvenuto dello chef, che ha questa foglia di vite in tempura, ma una tempura molto leggera, per lasciare spazio al sapore della vite. Ma quante cose mi ricordo! Inizio io con la foglia di vite. Fantastico. Credo mangerò anche la tua. No. La prima volta che mangio una foglia di vite. Penso come la maggior parte di tutti gli esseri viventi. Buono, molto buono. Soprattutto la composta d'uvetta mi dà questo contrasto. Buonissima. Vabbè, io ora vado in missione invece con qualcosa di molto importante. Questo è il famoso olio spalmabile, pane che fuma. Andiamo a spalmare a dovere sul pane caldo. Comunque ci ha garantito che sa di olio, non di burro. Confermo che sa di olio. Io ci aggiungerei un pizzichino di sale per rendere il tutto perfetto, stile bruschetta. Molto buono. Alla base del piatto un disco di melanzana cotto in osmosi di arance e pomodoro. Sopra una tartare di seppia trattata come il lardo. Crema alle melanzane arrostite, maionese di pomodoro e arancia, chips di pecorino e timo. Fondo di cottura dei tentacoli della seppia. Abbiamo il piatto che si chiama lardo di seppia. Praticamente alla base c'è una melanzana fatta in osmosi. Ricordate la stagione dell'anno scorso di Masterchef dove andava tantissimo l'osmosi? In osmosi con l'arancia. Poi sopra c'è la seppia trattata come il lardo, per questo viene chiamato lardo di seppia. Poi sopra poi c'è la maionese di lime e arancia per riprendere questa osmosi. Qualcos'altro che non mi ricordo. E le chips di pecorino. A vederlo è veramente figo, proprio bello. Sì, questo qui è davvero un piatto meraviglioso e ora staremo a sentire anche i sapori, se saranno di pari passo con la bellezza del piatto. Comunque, diciamo che l'inizio è partito davvero alla grande. Sono riuscita a distruggere il piatto. E la melanzana me l'aspettavo fine, invece no, è alta. E è vero, si sente proprio tanto l'arancio. È tanto delicato. Molto buono, non ho assaggiato ancora la cialda. Questo è come si presenta dentro il piatto, davvero molto succulento direi. L'hai distrutto più di me. Io invece voglio andare a mangiare tutto se ci riesco, quindi sia dentro che appunto è questa tartare di seppia insieme alla cialda. Devo dire che la nota dell'arancio si sente in maniera molto decisa. La cialda molto delicata, come ha detto Elisa. La tartare di seppia è una roba assurda davvero. Andiamo ad accompagnare con il primo vinello della serie. Molto delicato, molto buono, anche se io sto preferendo sempre di più i rossi, ma questo è molto buono. Che ricorda il colore dello spaghettone. Questa è l'unica cosa che mi ricordo. Spaghetto risottato in crema di peperoni con pilpil di baccalà e spolverata di limone. Questo è l'abbinamento del vino con lo spaghettone. Io vado perché far freddare la pasta non è mai cosa buona e giusta. Spaghetto pericoloso, rischio schizzi da ogni dove. Comunque viene su già un profumo di peperoni incredibile. Buonissimo. Elisa è ancora in alto mare. Sì. Io invece l'ho finita e ora non rimane che abbracciare il pane. Farsi questo regalo finale con la scarpettina. È stato ufficialmente quel momento.
spaghettone fantastico. Io proprio mi sto comportando come se fossimo in un posto, no? Così a casa tua. Prima del con credita, cazzo me ne frega. No, ma lo finisci? Andiamo con lo sangiovese della spinetta. Baccalà avvolto dalla sua maionese, accompagnato da un croccante di cipolla, purea di cipolla e tartatin con cipolla di Certaldo. Allora, è arrivato questo piatto, davvero molto bello, ma soprattutto io ho sentito fin da subito una ventata di cipolla incredibile. Il baccalà viene messo subito sotto sale appena pescato e quindi a causa della sua sapidità viene abbinato con tutta questa cipolla, questo tripudio di cipolla che si sente proprio arrivare in maniera molto importante. Il rosso viene abbinato con la parte grassa di questo piatto, ovvero con la maionese di baccalà e con la cipolla, perché la cipolla di Certaldo ha un sapore particolare, più forte, se ho capito bene, quindi per questo viene abbinato il rosso. Inizio io con l'assaggio, prima singolarmente, poi tutto insieme magari. Il risultato è questo, baccalà con un discreto strato di maionese intorno, non male, non male, assolutamente. Oggettivamente è bello sapido, so che non si fa, ma bello sapido, andiamolo ad abbinare con questa purea alla cipolla. Madonna, questa sai per quanto me l'ha porto. No, tu devi fare il purè alla cipolla subito, vero? Già stasera. Purè alla cipolla, pazzesco. Cioè, dimenticatevi il classico purè, perché da oggi esiste solo il purè alla cipolla dello chef Cannavacciuolo. Sul baccalà, o meglio, sopra la maionese e il baccalà ci sono anche dei granelli di sale grosso. Piatto davvero fantastico. Buonissimo. Ma non lo sento così sapido. No, non lo sento, anzi lo sento molto dolce con questo maionese. Squartata. Ho distrutto la tartatenna. Comunque piatto abbastanza impegnativo, perché la maionese sopra è parecchia. Comunque questa era la tartatenna, molto buona. Ma assolutamente il purè non si batte. Mi sento abbastanza pieno. Una bomba. Ebbene, la parte più difficile dovrebbe essere terminata con... Speriamo. Ghiacciolino fatto con acqua di rosa e anguria, aromatizzato con cardamomo e cannella e concluso con delle caramelline scoppiettanti al lime. Per la gioia di Elisa, il ghiacciolino con l'anguria addirittura, sì. E le caramelline scoppiettanti. Cioè questo è il predessert per me. Il predessert di Elisa questo. Posto, fatto i danni. Io ce ne rimetto. Questo è proprio il gelato tuo. Mi gusta, come si dice nelle Marche. Ora vado anche io prima che mi si sciolga tutto, questo ghiacciolino. Beh, diciamo l'ideale come pre-dessert per resettare il palato. Divertente l'idea. Ha scoppiettato. Spostiamo drasticamente la Slovenia. Aspettando i dolci in arrivo, io intanto assaggio il tokai. Molto buono, si sente davvero in maniera importante la nota fruttata. Babà Cannavacciuolo, con sopra un cremoso alla vaniglia e una cialda di tè matcha. Accanto una quenelle di gelata alla vaniglia. Cremoso alla ciliegia, una quenelle di gelato all'olio extravergine di oliva, piccole perle e biscotto morbido all'olio, panna cotta alla salvia e gelé trasparente al lemongrass. Questo è il babà versione Antonino Cannavacciuolo, molto più delicato, c'è stato presentato così. Io non te lo lascio, babà. Ah, il babà l'ho voluto io, ho richiesto un cambio del menù, quindi mollalo in fretta, tra l'altro. Non
ti piace questo motore. Fortuna io che faccio sempre la cosa giusta e ho chiesto questa modifica almeno. Se mi ami no, no, non te amo, non mi frega massimo, niente. Non te amo. Io mangio il babà. Quindi, passando al mio dolce. Che bomba. È incredibilmente diverso, ma nel sapore così vicino proprio a quello della tradizione napoletana. Alcolico, giusto, eh? Allora, il dolce questo è bellissimo. Io in realtà ho scelto il menù soprattutto per il dolce, che mi ispirava, veramente molto buono. Macaron con una ganache di cantucci e vinsanto. Da qua cioccolato e mandorle con un cremoso al mirtillo e lime. Bomboloncini ripieni di una crema al limone. Richiama proprio la Toscana, no? Ma mi sono completamente scordata comunque qualcosa con i mirtilli. Sì. Poco dolce, me l'aspettavo molto più dolce. Molto limone. Ebbene, eccoci giunti alla fine di questa esperienza. Devo dire, secondo me, molto più gestibile l'impegno rispetto a quello del countryside dove eravamo distrutti. Eravamo distrutti perché venivamo dal giorno prima dallo street food di Napoli, perché le portate forse erano uno o due più. Comunque abbiamo scelto il menù, quello con una portata in meno, e direi che scelta saggia. Abbiamo speso 275 euro, due menù degustazione, e due caffè, l'acqua e la degustazione di vini. Come sempre una in due, perché uno dovrà guidare probabilmente la Tesla con l'autopilot. Oggi. Il mio piatto preferito, come quasi sempre, è il dolce. Il babà che ha voluto prendere Nicola era una bomba. Invece del salato, gli spaghetti, che è molto molto buono. Per me invece il più bello in assoluto, confermo la seppia perché era un quadro, mentre il più buono, confermo anche per me, lo spaghettone, era fantastico davvero. Ora ci riavviamo verso casa. Sì. E vi diamo appuntamento, iscrivetevi qua al canale, attivate la campanella per altri video che usciranno a tema viaggi, droni. E ne uscirà anche uno a tema ristoranti e non stellato. Sarà stellato, non in Italia, e con uno chef molto affascinante. Quindi iscrivetevi, attivate la campanella e seguiteci su Instagram. E se vi è piaciuto il video, mettete like e condividete. Ciao ciao! Ciao!